A proposito di possibilità che si hanno nella vita, c'è chi dice che non bisogna soltanto combattere, ma bisogna anche saper cadere. Lui è Pino Tesini, ci è venuto a trovare stamane. Buongiorno Pino. Eccolo qui, ma sta in divisa. Ciao. Ma che tenuta è questa? È quella che mi avete fatto mettere. Cioè, aspettare. Ma quella che lei mette dove? In palestra. In palestra, perché Pino Tesini, che ha quanti anni? I prossimi 81. 81, complimenti. Insegna judo. Judo. Dove? A Genova, da sempre. Ho fatto l'atleta, ho fatto l'allenatore della nazionale giovanile. Dai primi anni 80, dalla fine degli anni 70, mi occupo anche di judo per i disabili e soprattutto per i disabili psichici. Aiuta, immagino. Moltissimo. Che cosa insegna il judo? Anche ad esempio, non soltanto al nostro quotidiano, ma anche alla politica. Che cosa potrebbe insegnare? Alla politica che conosco io, che è quella dei tempi miei, che è una cosa completamente diversa. Qual era la politica dei tempi suoi? La politica dei tempi miei era la politica che intanto, prima di arrivare a fare politica davvero, dovevi cominciare ad andare la domenica mattina a vendere l'unità nelle case e discutere con la gente. Poi diventavi segretario della sezione, poi andavi avanti e magari arrivavi in Parlamento, ma con una preparazione diversa. Questi sono scappati di casa, non sanno neanche... Ma tutti? Insomma, vabbè, siamo a perdere. La mia politica era un'altra cosa. Io insomma, il judo che cosa potrebbe insegnare? Il judo insegna il rispetto, che è fondamentale, perché quando sei a contatto, il rispetto è direttamente proporzionale alla distanza nella quale ti trovi. Perché se non c'è rispetto quando c'è il contatto fisico, quando si è vicini, dopo un po' c'è una rissa, dopo un po' non ti parli più, dopo un po' te ne vai. Per lavorare assieme, per stare assieme, lo spirito del rispetto è fondamentale. E il judo questo lo insegna. Perché immagino c'è un avversario, ma non è un nemico. Non è un avversario. Cioè sul tatami, l'avversario, lei sfida qualcuno, chi è quello che è di fronte? Allora, l'avversario è quello che tu incontri quando fai una gara, no? E l'incontro dura 5 minuti. In una giornata ne fai 3, dura un quarto d'ora. Ne fai 4, dura 20 minuti. Ma per arrivare a fare questo, tu devi lavorare insieme agli altri per tanto tempo, per allenarti. Cioè, per fare judo bisogna essere in due, ma tutte e due con lo stesso spirito, con la stessa voglia di essere disponibili nei confronti dell'altro. Se no, il judo non è in contrapposizione. In contrapposizione è il momento della gara, ma quello è normale. Poi il resto invece lo fai insieme. E cos'è questa, diciamo, osservazione sull'importanza del saper cadere? Se non si cade non si può far judo, perché il judo è anche cadere, perché come dicevo prima si fa con gli altri, una volta cadi, una volta fai cadere, una volta cadi, una volta fai cadere, cioè per imparare bisogna essere disponibili a lasciare l'altro provare a fare le cose, di conseguenza cadere, ma la caduta è una parte importante, è una tecnica di judo. La cosa importante è alzarsi, poi ti alzi e diventi tu quello che fa cadere magari, no? Questo in politica sarebbe fondamentale, no? Perché si vince, si perde. Il problema è che cosa fai, come la fai la politica. Io stamattina seguivo il dibattito che lei faceva, cioè, l'accordo Movimento 5 Stelle, PD. Come si fa a fare un accordo con chi ha promesso di andare sulla Luna e poi se non ci va dici che è colpa tua? Non è possibile. Cioè, quando prometti delle cose impossibili, come fai a fare poi un accordo con uno che promette delle cose impossibili e poi dice che se non le fai è colpa tua? Senta, come si spiega, Tesini, lei vive a Genova, giusto? Faceva il camallo. Chi è il camallo? Il camallo è... uno che lavorava in porto e che faceva, cioè i camalli erano la compagnia unica. Perché parla al passato? Non ci sono più i camalli? Sì, ci sono, solo che adesso fanno delle altre cose, sto meccanizzato, tempi miei andavi ancora col sacco in spalla. E i camalli di Genova, che cosa hanno votato? Guardi,
la mia militanza politica è finita nel giorno che Occhetto ha fatto la svolta della Bolognina. Io gli ho scritto una lettera, gli ho detto che se non gli piaceva più il Partito Comunista poteva andare con Craxi e non rompere, no? Per cui la mia militanza politica è finita lì, perché quando PC, uno immagino, ovviamente, quando sì. Uno rimane orfano non può scegliere su un altro padre o un altro. E adesso che cosa vota? Glielo posso chiedere? Io adesso ho votato convintamente Renzi per la prima volta in vita mia, perché a mio avviso è l'unico che ha provato a cambiare qualcosa, e i primi che gli si sono girati contro non sono stati gli avversari, che sarebbe stato legittimo, sono stati i suoi. Che è questa la cosa grave, perché ai tempi miei questo non succedeva. Nel Partito Comunista discutevi prima, ma quando la maggioranza decideva tutti gli altri camminavano. Perché solo così si può fare, perché questa è democrazia. La maggioranza decide e la minoranza. Allora me lo dia un consiglio a Renzi, come deve rialzarsi? Renzi secondo me è già in piedi. Quindi fa bene a stare in piedi? Sì. Dovrebbe riprendere la guida del partito, secondo lei? Secondo me lui è uno che ha delle grandi però possibilità. Come se lo spiega che invece tanta parte della sinistra abbia votato invece altrove? Certamente sì, ma perché quando tu non vuoi cambiare niente, come diceva quel grande scrittore, dici che vuoi cambiare tutto perché non vuoi cambiare niente. Lui ha provato a cambiare qualcosa e l'hanno massacrato. Secondo me, io non sono uno che sono l'uomo della strada in questo momento. Va bene, grazie allora al nostro favoloso judoka che ci ha raccontato e portato un pezzo di Genova e un pezzo del judo. Fate sport perché fa bene.